Allora, guarda, sono passati un po' di tassi. Oggi siamo io qui in una giornata di manifestazione, come peraltro altre categorie sia a Genova che in Italia. Questa manifestazione è partita per le nostre lamentele ovviamente contro l'ANIA, che è l'Associazione Nazionale delle Imprese, il nostro datore di lavoro, per la mancata definizione del contratto nazionale che è scaduto a dicembre, sono passati già 2 anni. Quindi la manifestazione, che era stata programmata sulle diverse piazze con modalità diverse, aveva questo scopo prima di tutto. Io tendo a rimarcare l'originalità di questa manifestazione, cioè una protesta che oltre a dare l'evidenza delle nostre rivendicazioni non è per nulla di intralcio alla cittadinanza, come potete vedere, perché esula dai normali cliché, quelli più conosciuti di sciopero o di corteo. Una manifestazione che a questo punto ha uno svolto sociale importante, perché c'è questa donazione straordinaria di sangue, quindi di beneficio a tutti evidentemente. Noi stiamo raggiungendo con questa iniziativa un po' il miglior risultato per un lavoratore con la minor spesa, cioè i lavoratori possono assentarsi per legge dalle aziende per la donazione del sangue con la giornata di permesso retribuito. Quindi noi facciamo passare alle aziende il messaggio di assentarci dal posto di lavoro, a costo delle aziende invece che a costo della giornata lavorativa sullo stipendio. E ripeto, facciamo del bene. Spero anche che tutte le altre categorie prendano spunto da questa iniziativa, perché ci sono spazi anche per cose diverse, per fare qualcosa di buono oltre che rivendicare i propri diritti. I manifestanti, fra l'altro, oltre a promuovere la donazione del sangue, hanno donato il sangue loro stessi. Assolutamente sì, tra l'altro abbiamo avuto qualche difficoltà, perché avevamo programmato un certo numero di persone, sono stati convocati in accordo con l'Avis, in questo caso 2 unità mobili, che sono insufficienti, quindi la manifestazione, che doveva durare per la mattinata, probabilmente continuerà, perlomeno per l'aspetto della donazione, anche nel pomeriggio, finché comunque ci sarà qualcuno che passa. Con l'utenza, con la popolazione, per cercare di fare capire come funziona il sistema assicurativo italiano, cioè cercare di far capire perché ad esempio in Italia il costo delle assicurazioni è quasi del 30% superiore a degli altri paesi europei, o perché nel centro-sud, con la scusa delle truffe alle assicurazioni, si chiudono punti di vendita danneggiando anche la maggior parte dei cittadini che sono onesti. Quindi noi crediamo che se le aziende non vanno bene in Italia sia per l'incapacità dei manager, che pur in una situazione di crisi non accettano di ridursi lo stipendio neanche di 10 euro e scaricano poi sugli utenti aumentando le tariffe e sui lavoratori non rinnovando i contratti i costi e i prezzi delle loro inefficienze. Quindi per saldare così questa unità tra lavoratori che protestano per rivendicare il contratto e solidarietà e comunicare ai cittadini, abbiamo deciso di fare queste iniziative. Quella oggi di Genova, è la prima volta in Italia che si fa una cosa di questo tipo, perlomeno nel nostro settore, è riuscita molto bene, pur essendo Genova una piazza assicurativa con non moltissimi lavoratori, però moltissimi lavoratori hanno aderito, la cosa è andata bene e noi crediamo che questo sia un segnale, da un lato che i lavoratori vogliono fortissimamente questo contratto e dall'altra che i lavoratori non sono mai egoisti, perché oltre a pensare a loro pensano anche poi a quello che è la solidarietà per i cittadini, i colleghi meno fortunati.